attacchi psicologici. La sovrintendenza è lì per questo, per tutelare quell'album delle foto. Laddove in un territorio voglio costruire di nuovo, la sovrintendenza ci dice se rispettiamo o no il genus loci, quello che abbiamo fatto. Laddove intervengo sul preesistente, sono loro. E ora qui personalmente ha detto che sono i gendarmi che tutelano la nostra memoria. Quindi attenzione a non vedere mai i vincoli come un fatto negativo, no? Sono delle regole che tutelano il bene comune. Chi li vede negativo è perché ha come propensione la tutela dell'interesse privato. E questa cosa mi pare che non ci piace, ce l'ha detto Tommaso Moro, no? E allora, andiamo avanti. Quindi vediamo di fare questo esperimento. Che cosa hanno costruito in questi soldi? Abbiamo fatto i calcoli, professoressa mi aiuti perché posso sbagliare. Gli effetti di questo piano Monti. Quello che vediamo qui in rosso, ragazzi, in quell'area sono le sagome, le impronte dei fabbricanti preesistenti. C'erano tre isolati, vedete le strade strette, no? Hausmann allargava, Borzi forse allargava troppo. Questo in blu invece è la ridefinizione di quei suoli col piano Borzi. Borzi disegno isolato, come vedete, taglia questi edifici, alcuni erano interi, quelli tratteggiati, alcuni invece erano quelli interi sono quelli non tratteggiati, quelli danneggiati erano quelli tratteggiati, probabilmente. Consuma delle strade che non sono proprietà, definisce così il suo disegno. Era questo il suo ruolo. L'avevano dato in carico, questo in carico, no? Ma che fa? Quel quadratino blu viene diviso in comparti. E allora capiamo cos'è la logica dei comparti. Sei piccoli frammenti. Va bene, ragazzi? Mi state seguendo? Prima, questi sono i catastali prima del terremoto, c'erano lì, in quel luogo, 60 particelle catastali. Sapete cosa sono? L'indicazione di una unità immobiliare. C'erano 60 per piano,